qualunque mente, come sentivamo nel sommario, è al primo posto del box office di questo fine settimana, 5 milioni e mezzo di euro, quindi direi che c'è notizia, no? Come si dice. Beh, sì, per noi è enorme. Una media per copia, se la regia ce la mostra, di quasi 10.000 euro. Allora la prima domanda è questa, ma ve l'aspettavate o no? Ma sai, uno ci spera sempre di fare un buon risultato, poi diciamo su questi numeri non è, francamente per noi sono numeri assolutamente sconosciuti, cioè sono numeri che i grossi film americani, ma neanche, insomma, sembra che sia il weekend più importante della storia di 01, cioè è il film prodotto da 01 che ha incassato di più nel primo weekend, sia come incasso assoluto che come media copia, una media copia a 10.000 euro veramente impressionante. Quello che ci colpisce sono anche i dati della provincia, che storicamente è difficile per il cinema italiano, non so, c'è un Crotone a 10.000 euro in un solo giorno, Palermo 8.000, insomma il sud risponde alla Lamezia Terme con dei risultati pazzeschi, file di gente che compra il biglietto per tre giorni dopo perché lì c'è una carenza di sale che in questi casi si sente. Insomma, un risultato meraviglioso che non ci saremmo francamente aspettati. Allora, questo è doppiamente interessante perché ovviamente si inserisce in un trend di cui abbiamo parlato tante volte in questo studio, di una commedia non volgare che anzi analizza delle cose, che è un po' la caratteristica di questa stagione, però è un film che insomma anche in qualche modo ha a che fare con la realtà. Allora, facciamo un passo indietro. Il personaggio, lo ricordiamo a chi ci segue da casa, Cettola Qualunque, insomma è un politico praticamente pronto a tutto, lo vedremo tra poco nelle clip, torna dalla latitanza, diventa sindaco, per diventare sindaco ne fa di tutti i colori, il personaggio esisteva già. Allora, tu come sei entrato a far parte del progetto e con Albanese, che insomma questo personaggio l'ha creato, come è andata? Guarda, con Antonio c'è una collaborazione di tantissimi anni, io sono stato suo aiuto regista da due volte negli anni passati, abbiamo fatto un altro film insieme, c'è un'amicizia di lunga data. Il personaggio nasce nel 2003, è stato proposto per la prima volta una trasmissione che faceva Antonio, si chiama Non c'è problema, e in questi 7 anni è stato molto arricchito anche dalla cronaca. Quando è uscito il personaggio sembrava veramente una parodia lontana, anni luce dalla cronaca, ma la cronaca ci ha inseguito in questi anni e quindi adesso ci sono degli spunti in cui Cetto sembra un moderato, sembra un politico assolutamente inserito nella perché realtà. Appunto, tra l'altro io su questo vorrei citare il Corriere della Sera, no? Il titolo di un pezzo di Cappelli, politica tra stesse bugie, ma Cetto è un'invenzione. Ecco, poi tu definisci questo personaggio una grande maschera italiana, però poi alla fine ora noi non vogliamo entrare perché non è l'obiettivo di questo programma, se è Tizio o se è Caio, però in Parlamento questa cosa c'è stata, no? Sì. Tra l'altro ci si è divisi tra questo e Checco Zalone, chi apprezza di più l'uno o più l'altro, però insomma mi sembra che ci sono anche dei riferimenti diretti o non ci sono? Non sono, secondo me ci sono un po' come è giusto che sia, cioè chiaramente ogni film secondo me deve assorbire l'epoca in cui viene realizzato e in qualche maniera riproporla, però questa riproposizione deve essere mediata e interpretata. Io francamente non credo che ci siano dei riferimenti così espliciti, se non per una quasi una strana curiosa coincidenza. Voglio dire, ecco, The Economist, il quotidiano americano, ha fatto un articolo in cui dice Silvio come Cetto. La cosa che più mi ha colpito è che non ha detto Cetto come Silvio, ha detto Silvio come Cetto. Mi viene il sospetto che siamo noi a avere il copyright iniziale di certi. Va bene, insomma, allora su questo potremmo andare avanti a lungo, sentiremo poi anche cosa ne pensano i giornalisti, però insomma scopriamo il film e anche il suo protagonista lo scopriamo nel salotto di Effetto Notte. Qualunque mente, eccolo qua, prego. Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. La beata minchia! L'attualità fa molto ridere ultimamente, quindi diciamo che anche se di attualità poi c'è poco, almeno paradossalmente, di questo film, non è, di questo personaggio non è così poi attuale. Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. La comicità è difficile, non la puoi improvvisare, è di una crudeltà la comicità spaventosa. La comicità ha un'autonomia che va dai 10 ai 25 anni perché poi la maschera cambia. Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale. Penso che questo paese ormai sia, diciamo, una specie di forziere per i comici, no? Perché ormai è pieno di spunti comici e quindi il film ha veramente il pregio di mettere in scena l'Italia per quello che è. Spuntone, eh?
Allora, non si disturbi, guardi, no, mi faccio no, il prezzo com'è. No, uno scondono, uno sconticione. Non si preoccupi, faccia il prezzo com'è. È un film spregiudicato, cattivo, e questo lo rende molto divertente, perché il comico si serve da sempre della cattiveria, del cinismo. Certo, è un uomo senza vergogna. Si è schierato completamente dalla parte della legge. Schierarsi a favore della legge. Ma è legale questa cosa? Abbiamo lavorato su questo, questa poco rispetto del buonsenso, del quest'uso materiale delle donne. È una cosa che a me ferisce. E in mano a lui è molto interessante la risata su questo strato, su questo personaggio. Tu devi essere il nostro sindaco. Ho bisogno di riflettere. Hai riflettuto? 3 volte, ma ancora non sono convinto. Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore? Ma non si dà mai un giudizio. Si rappresenta quello che tendenzialmente a noi in questo caso fa ridere e troviamo particolarmente ridicolo. Mi è mancata tanto la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. A loro sarà una grande amicizia. Andiamo. Adesso è arrivata la fase del ridicolo. Adesso dobbiamo renderli ridicoli. Mamma. Tu dove stai andando? Cambio aria. Me ne vado in campagna. Qui c'è odore di marcio.